Sono stati sufficienti 2 giorni di pioggia per determinare l'allagamento degli alloggi ATER di Via Rigopiano, appena riqualificati con fondi della Regione Abruzzo e fondi del bonus 110, con un investimento di 2.700.000 euro. A denunciarlo è stato Armando Foschi, presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Pescara, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni inquilini. Negli alloggi ATER di Pescara, in via Rigopiano, la prima pioggia un vero e proprio disastro, un fiume in piena sulle teste dei residenti. Tutto questo dopo un importante intervento di riqualificazione terminato solo il 4 novembre scorso, lavori finanziati dalla Regione per 2.700.000 euro, un progetto innovativo che ha visto anche la presenza e la partecipazione degli studenti della Facoltà di Architettura. Ma qualcosa non ha funzionato perché la palazzina è stata lasciata priva di coperture, cioè senza le tegole di copertura, e quindi alla prima pioggia vi lascio immaginare che cosa è accaduto. Sicuramente è mancata la vigilanza sull'importante lavoro pubblico. Ricordo che i lavori pubblici prevedono la presenza di un direttore dei lavori, la presenza di un RUP, quindi la mancata vigilanza ha messo in crisi le famiglie dei residenti, che hanno riportato anche un danno al proprio patrimonio personale. Parlo di mobilio, parlo di abbigliamento. Ma Via Rigopiano non è l'unico caso che ha denunciato le infiltrazioni d'acqua durante l'ultima pioggia. Le segnalazioni mi sono arrivate anche dai residenti in via Vezza 3, zona di San Donato, via Lago di Capastrano 9, zona Madonna del Fuoco, e da via Secchia 24, sempre zona di San Donato. Ci chiediamo se oggi in quegli appartamenti ci siano ancora le opportune condizioni di sicurezza a tutela degli inquilini, oppure se nell'attesa delle verifiche non sia opportuno spostare le famiglie che stanno vivendo una situazione di evidente criticità, si legge in un comunicato diffuso dal presidente Foschi, che aggiunge: chiediamo un intervento urgente di verifica dell'ATER al fine di sapere con esattezza cosa abbia causato un simile danno che va evidentemente risarcito alla Regione Abruzzo, chiamando in causa subito l'impresa che ha eseguito i lavori e che quantomeno deve dare delle spiegazioni convincenti circa l'accaduto a tutela dei cittadini e anche della pubblica amministrazione, Comune e Regione Abruzzo.